Buonasera a tutti, anzi tutte soprattutto, vi ringraziamo per essere qua a questa presentazione di questo libro edito da Carmignani Editrice, che è una casa editrice locale, diciamo a chilometro zero, e di un autore altrettanto a chilometro zero, che è Luca Poli. Questo libro edito nell'aprile 2022, se non sbaglio, ha una forma un po' particolare. Faccio un cappello introduttivo per poi entrare nel dettaglio. È un romanzo che attinge da uno dei primi tipi di letteratura contemporanea, ma non solo, cioè la forma epistolare. Quasi tutti i romanzi una volta attingevano a questo metodo, un po' per declinare le responsabilità del contenuto, un po' per condividere le responsabilità anche con i due attori del rapporto epistolare. E Luca ha voluto appunto scrivere questo libro in forma epistolare, poi ti chiederò il perché, no? Però è un romanzo che l'ho letto due volte addirittura, nel giro di 4 giorni, perché si poteva riuscire a scoprire qualcosa all'inizio, nelle prime parti del dialogo, solo avendo letto la fine. Quindi sono tornato indietro e ho detto: fammi vedere se non ci fosse stato qualche antefatto che mi poteva far arrivare alla conclusione, o comunque al dibattito finale, alla questione legata, insomma, al cuore della vicenda. E una delle prime cose che mi sono venute in mente, dato che il tema è abbastanza anche importante proprio per gli esseri umani, il tema trattato in questo libro, mi ha fatto venire in mente due libri. Uno, Le relazioni pericolose di Laclau, e l'altro invece il ben più classico, quantomeno italiano, Ultime lettere di Jacopo Ortis. Sarà stata la forma, sarà stato un po' il sentimento struggente che si respira in queste pagine, questo è quello che mi ha portato alla mente. Ora io comincio subito con le domande, se sei d'accordo, così rompiamo il ghiaccio. No? Io me le sono segnate, chiaramente non le puoi guardare tutte in anticipo, perché sennò sarebbe facile, e arriviamo subito alla prima pagina, proprio alla copertina del libro, che il titolo del libro è Aloha. Io vorrei chiederti, e vorrei che tu appunto ci spiegassi, come mai Aloha? Perché è un titolo un po' così, sui generis, no? Insomma, un po' strano come titolo. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, grazie di essere qui di sabato pomeriggio. Questo è il mio terzo libro, sono molto contento di presentarlo qui, dove già avevo presentato il primo 5-6 anni fa, quindi è un piacere tornare qui, in queste realtà dove si fanno tante attività e tante cose importanti per la cultura e per la cittadinanza. E appunto ho chiesto a Veronica se era interessata a presentare anche questo mio terzo, che è un piccolo libro a cui tengo molto. È un libro che ho scritto molto in fretta, perché poi è molto breve, però è rimasto lì, un po' fermo, perché era pronto, diciamo, quando sono scattati i divieti, il lockdown e tutto il resto, quindi ha dovuto aspettare un po'. Tutte le volte che io mi accingevo a proporlo alla casa editrice si ritornava il lockdown, quindi è già abbastanza datato, diciamo. Quindi, finite le restrizioni, ho proposto questo romanzo, piccolo romanzo, perché poi è un romanzo breve, a Micol Carmignani della Carmignani Editrice, ed è piaciuto subito. E anche lei è rimasta sorpresa già dal titolo, perché il titolo è un titolo breve, Aloha, Aloha, che in hawaiano vuol dire ciao, arrivederci o anche addio, che è una piccola parola che usava un'amica di famiglia, a cui la mia famiglia e vari nostri amici erano molto affezionati, una persona che non c'è più, che è morta molto giovane, a cui parte del libro è dedicato.
parte del libro è dedicato, diciamo, a due tipi di lutti, poi se vuoi ne parliamo più approfonditamente, però al lutto, diciamo, che riguarda una persona o comunque un gruppo di amici, di conoscenti che devono dire addio a una persona che da lì a poco se ne andrà, e poi il lutto che riguarda i due protagonisti, un uomo e una donna che vivono il loro amore in maniera tormentata, in maniera nascosta, e sanno che prima o poi dovranno lasciarsi probabilmente, quindi anche questo è visto come un lutto. E quindi Aloha è questo, è un omaggio appunto a questa amica che non c'è più, però come scrivo nel retto di copertina, è un omaggio a tutte le persone che penso che tutti noi nel nostro piccolo abbiamo dovuto perdere o dire addio a un parente o un amico, quindi a questo tipo di distacco. Non so se ho risposto. Io penso abbia risposto, sì, abbondantemente, anche troppo, poi la prossima volta ti fermo prima. Okay. Allora, tu parli di breve romanzo, veloce, l'ho scritto velocemente, io mi sono messo un po' anche in maniera così, un po' puntigliosa a contare le lettere. Sono 27 lettere che si dividono in un arco di circa 3 anni, meno di 3 anni. Che riportano un po' indietro a quando la velocità di comunicazione era ben diversa da adesso. Attualmente con i WhatsApp, con gli SMS, con le telefonate, con internet e mail è tutto molto più veloce, mentre 27 lettere in 3 anni, fate conto, sono più o meno 2 lettere al mese, e una volta avevo la passione per gli amici di penna e solitamente il tempo di scambio epistolare era quello, 2 mesi, io mandavo una lettera, arrivava, quell'altra persona rispondeva e mi ritornava, quindi è sì breve da un punto di vista di numero di pagine, però dentro c'è una densità e un ritorno a quello che eravamo prima di questa corsa alla comunicazione veloce. Quindi poi voglio ricordare comunque il Candide di Voltaire è 120 pagine, quindi non è la lunghezza, ma è quel che ci metti dentro che fa la lunghezza vera di un testo, la densità, perché quante volte abbiamo avuto in classe qualcuno che non riusciva a fare temi e allora allungava il brodo scrivendo largo oppure mettendo ridondanti frasi. Ecco, non è quello, diciamo, quello che qualifica un testo, e nel tuo testo si vede proprio che è un concentrato di sentimenti. Ora io vengo dalla Versilia e una delle cose che mi ha affascinato subito è questa copertina che mi riporta un po' a quei lidi. Ora io mi domando e ti domando se ci puoi spiegare come mai la location, dove l'hai, diciamo, immaginato questo scambio epistolare, queste residenze, queste questioni, il perché, e parlaci un po' della localizzazione geografica del tuo libro, che non so se qualcuno ha già notato la copertina, è abbastanza evidente e anche evocativa. Allora, io vado al mare invertito a Marina di Pietrasanta da 20 anni. Conosco Marina di Pietrasanta, mia zia stava a Pietrasanta, e Pietrasanta mi è sempre piaciuta perché sempre, ora sta cambiando, però nel periodo in cui l'ho vissuta io, anche 10-12 anni fa, era molto piccola ma molto calorosa, soprattutto l'estate, con delle botteghe, con il marmo, con i pittori, con una mostra nuova ogni giorno in Piazza del Duomo, le statue di Botero, quindi i negozietti. Poi a Pietrasanta, dopo un po' che ci vivi o ci stai, conosci tutti, quindi poi è molto diversa ovviamente tra i mesi estivi e quelli invernali. E quindi quasi tutti i personaggi di questo libro sono poi qualcuno, magari ho cambiato nome, qualcuno ho inventato qualcosa, però quasi tutti sono persone che passano o hanno passato l'estate con me. Quindi è un omaggio anche a loro e alla Versilia, a Marina di Pietrasanta, e poi si va anche a Val di Castello, che è un piccolo paese sopra Pietrasanta, un po' chiuso fra le Apuane,
la protagonista femminile vive a Val di Castello, in una piccola casa a Val di Castello, quindi si sente chiusa fra le montagne, mentre il protagonista maschile vive sul mare, quindi c'è questa differenza fra l'atmosfera montana, diciamo, il mare. Ed è quello che poi si vede nella copertina. La copertina è stata scelta un dipinto di una pittrice olandese che proprio raffigura una spiaggia di Marina di Pietrasanta. Ed è proprio così, nel senso, da Marina di Pietrasanta ti volti, vedi il mare, e ti volti dall'altra parte e vedi le Apuane. Tutte le volte che ci vado, mio padre mi dice: guarda, se noti, a una certa ora del pomeriggio si annuvola tutto e sulle Apuane c'è sempre un piccolo temporale. Ed è così, è bello proprio per quello, perché magari viene qualcuno al mare a fare il bagno e ti dice: 2 ore fa ero a fare una scampagnata su qualche sentiero particolare. Quindi è molto, molto bella la Versilia. Sì, quindi in questo libro ci dice che c'è anche un bel po' di Luca Poli, di autore, no? Sì, un bel po' di amici che ho coinvolto. Infatti, prima di pubblicare il libro l'ho passato a diverse famiglie di Pietrasanta che vengono al mare con me, perché ho detto: voglio il loro, come si dice, il loro benestare, cioè voglio che sappiano che sono nelle pagine del mio libro. Mi è piaciuto quasi a tutti, quindi sono consapevoli di essere in una mia storia. Tra l'altro anche l'Incipit, dove c'è questo Incipit con gli ombrelli colorati, che sono state un'installazione per lungo tempo nelle vie principali di Pietrasanta. Quello hanno portato a Bagni di Lucca. Sì, hanno fatto un po' il giro. Siamo arrivati a un momento che io ci tengo particolarmente, perché mi sono permesso, se sei d'accordo Luca, di scegliere due letture di questo libro che non, diciamo, svelano niente, o quantomeno poco, però danno un po' l'idea di quella tensione anche sentimentale che è fra queste pagine. Quindi, se sei d'accordo, ti comunico ufficialmente che avrei scelto la prima lettera e la seconda lettera. Vabbè. Posso? Vabbè, è anche bravo come autore, vedi, insomma, perché di solito quando vai a leggere qualcosa di un libro tendono a dire: no, mi spoilerà, come si dice attualmente. Attenzione, infatti, nella prima e nella seconda sono stato abbastanza attento, mi sembra non ci sia nulla che possa passare troppo messaggio finale. Allora, vado, è la vigilia di Ferragosto del 2014, Pietrasanta. Cara Gio, Giovanna. È Giovanna ed è la coprotagonista del rapporto epistolare. Cara Gio, mi sono svegliato e ho spalancato le imposte. È una bella giornata di sole. La bottega sotto casa ha sfornato il pane e il sudore riempie tutti i vicoli. Ho già fumato la prima sigaretta della giornata. Cosa vuoi che ti dica? Che non ti ho pensato? Che sono pentito? Non ci vedevamo dal giorno della Dea Valeria. Forse è stato un male rincontrarsi, ritrovarsi così d'improvviso, da soli. Lo so cosa pensi adesso, che quello che è accaduto ieri non dovrà più ripetersi. Lo so che sei spaventata all'idea che qualcuno ci abbia visti. Anch'io lo sono. Ho passato anni a guardarmi le spalle, a cercare di controllare quello che provo. Non sono certo di volerlo più fare. Forse per te, ora posso lasciarmi andare, lasciare andare i pochi freni che ancora possiedo. La luce che ho visto ieri nei tuoi occhi è la stessa luce brillante, pungente, che avevi a 20 anni quando andavamo insieme al Malbacco. Come facevamo a fare il bagno nudi in quell'acqua così gelida? Probabilmente è stato al Malbacco che ho capito che provavo qualcosa per te. Forse la pelle d'oca non era solo per l'acqua gelata. E tu cosa provi? Cosa hai provato ieri? Ogni volta che ci rivediamo sei sempre così rigida, controllata, così fintamente cordiale. So cosa temi, conosci la mia situazione. Non è facile per me, dipende tutto da te adesso. Basta che tu faccia un passo verso di me e mi troverai lì a darti quello che non ho avuto il coraggio di darti a 20 anni. Non è mai troppo tardi, ciò. Se solo ieri fossi entrato nel bar di Luca e Francesco 2 minuti più tardi non ti avrei vista. E tutto adesso sarebbe diverso. A volte basta spostare tutto di un secondo. Vorrei dirti di farti sentire quanto prima. Vorrei dirti di scrivermi, di telefonarti, ma tanto farai come vuoi, così come hai sempre fatto.
ti saluto, ti mando un bacio, Fabrizio. E ora c'è la risposta di Giovanna. Gio, 15 giorni dopo, il 30 agosto, da Val di Castello, questo piccolo centro del, sopra Pietrasanta, Giovanna risponde: ciao Fabrizio, quello che è successo l'altro giorno tra noi non deve assolutamente più ripetersi. È stato bello rivederti, incrociare il tuo sguardo così d'improvviso. Hai sempre gli stessi occhi vivi, minuscoli, per metà azzurri e per metà grigi, gli stessi occhi che toglievano il fiato a me e a Valeria una vita fa. In questi anni devo dire che sono diventati più sottili, più piccoli, sovrastati dagli occhiali, ma sono ancora belli, penetranti. Tu dici di noi, ma anche i tuoi sono ancora brillanti, solo un po' più stanchi. Cosa dobbiamo fare se la vita ci porta via da noi? Purtroppo ho imparato che la vita ci porta via da ciò che vogliamo di più. Non sono più tornata al Malbacco, non senza di te, non senza Valeria, Gazzi, Daniela e Ornella. Da quando non c'è più Valeria, non ritorno più al Malbacco, così come in tanti altri posti dove abbiamo trascorso estati, inverni, intere stagioni. Non so perché ti ho risposto, non volevo neppure. Ieri sera, prima di dormire, sono stata tentata di inviarti un messaggio. Non è giusto ricominciare, Fabrizio. Non è giusto per noi, per la nostra famiglia. Finiamola qui prima che sia troppo tardi. Se solo tu facessi un passo verso di me, sarebbe la fine. Teniamoci stretti i nostri ricordi. Quelli non potrà negarceli nessuno. Non chiamare, non mandare messaggi, non passare da Piazza del Duomo con la scusa di vedere o di allestire una mostra. So che ne saresti capace. Un bacio, fraterno, Giovanna. Queste sono le prime due lettere da cui si può intuire tantissimo, tanto ma non tantissimo, Luca. Tanto ma non tantissimo. E una delle cose, che uno dei motivi per cui ho scelto queste due lettere sono, anzitutto, sono le prime due che danno già un po' la tensione di quel che succederà, abbastanza si intuisce cosa sta per succedere, qual è, diciamo, il cuore della vicenda, che c'è un amore un po' sofferente, c'è un amore forse anche segreto, in quanto qualcuno, appunto Fabrizio, dice che in pratica è accompagnato, sta già con qualcuno, e quindi tutto questo è insomma, ti dà la misura del sentimento che c'è in questo rapporto epistolare. Ora, una domanda che volevo farti è: come mai hai scelto proprio la forma epistolare, in quanto sono rari i romanzi epistolari oggigiorno, più qualcosa che affonda le radici anche appunto nell'Ottocento, prima del Novecento, perché proprio hai scelto la forma epistolare, Luca? Perché mi sembrava più immediata, più veloce e più passionale. Nella narrativa normale, se avessi dovuto scrivere un romanzo più lungo e normale, ci sarebbero state un sacco di descrizioni degli ambienti, di loro, del loro carattere, però sarebbero state in terza persona, sarebbe stato un narratore a raccontarle. Invece proprio io volevo che venissero fuori le loro parole, con i loro sentimenti, perché se tu scrivi una lettera o una mail, queste potrebbero essere anche email, a un amico, a un amore, per dirgli qualcosa di urgente, lo fai con il sentimento che hai in quel momento. Quindi se sei arrabbiato userai parole più taglienti, più dure, se sei in un momento dolce sarai più dolce. Quindi è per questo, per rendere la narrazione più sanguigna e più viva, pur rischiando, perché poi appunto non sono tanti i romanzi epistolari di questo tipo e ho cercato di mantenerli su una brevità, perché non, secondo me non, le lettere che erano importanti ci sono, non mi andava di scrivere un libro di 200 pagine di lettere, penso che sia stancante, e quindi è venuto molto breve ma molto intenso, penso ci siano tante cose, ci sia tutto. Sì, c'è tutto, perché appunto io ho collezionato anche le scene che si riescono a che si leggono. Passiamo dai litigi, passiamo dal sesso, importante in letteratura,
E una cosa carina che ho notato è che in questo rapporto epistolare c'è un solo SMS. A un certo punto si interrompe il romanzo, più o meno si interrompe, e c'è uno scambio di SMS tra i due protagonisti. Questa è una cosa bella che smorza anche la tensione che c'è nel rapporto epistolare comunque del 2013, perché queste lettere vanno dal 2013 al 2017 e c'erano già gli SMS, forse c'era anche il WhatsApp, non lo so, però insomma sicuramente gli SMS c'erano già, e aver intervallato le due forme, semplicemente con questo SMS, non chiamarmi, sono impegnato, mi sembra, ti dà anche una sorta di respiro in questa tensione, in questa attesa, e ti dà un'accelerata anche sul contenuto. Appunto c'è anche una bella scena d'amore all'interno di una struttura particolare, dove c'è anche un po' quella fusione che un po' si può trovare anche nelle sculture classiche. Quando l'ho letto ho notato molto questa pietrasantinità della scena. Io non so quanti di voi sono stati a Pietrasanta, però spesso, specie quando ero bambino, ora tendo un po' a diminuire, però c'erano queste botteghe artigianali di artisti che lavoravano nel marmo, che sotto i propri occhi, sotto gli occhi di chi passava, cominciavano a scolpire, lavoravano e quant'altro. E c'è una di queste scene che proprio richiama, mi sembrava di sentire il suono del martello sul marmo addirittura. No, questo infatti io ti faccio anche i complimenti, perché non è facile, è anche vero, in 120 pagine fondare e fondere sia sentimento che azione, perché in questo libro c'è sentimento e azione. Non è tutto di pensiero, ma è anche tanto di azione. Ho rotto le scatole a mano mia, se non mi ha chiamato mio amico, e ho detto, ma leggi questo. Io ho chiamato un mio amico che lavora in mano, ho detto, leggi questa scena, secondo te è giusta, c'è qualcosa da aggiungere? Perché non sono un marmista, io non lavoro in mano, però li conosco, ho chiesto una consulenza, insomma. Hai fatto bene, perché poi la resa è eccellente. Ora io volevo fare anche un salto, diciamo, trasversale su quello che hai accennato all'inizio di questa presentazione, cioè sul fatto che tu sei qua per la terza volta a presentare un tuo libro, perché il libro prima che hai scritto riporta il titolo Baba Cunha, e una delle cose che ho notato è questa singolarità di come il titolo anche di questo libro, di questo tuo, diciamo, secondo libro che è intitolato Baba Cunha, riporti un nome che è inconsueto, che è un nome straniero, quantomeno io poi ho cercato cos'è, ma questo poi te lo chiedo a te. Ho avuto modo di leggere velocemente anche quest'altro libro, molto velocemente, non con l'attenzione del primo, che sono stato maniacale, e ho trovato dei fili rossi, cioè un unico filo rosso che unisce i due volumi. Però io ho letto e interpretato il mio, avrei bisogno, se ti va, di rispondere qual è il filo rosso che collega questi due libri, se c'è, se lo l'ho visto solo io. Ci può essere, poi se ognuno il libro lo legge, lo interpreta come vuole, ci trova delle similitudini con la propria vita, con le altre. Comunque sono due storie d'amore diverse. Questo ultimo è una storia d'amore fra due innamorati, insomma. E l'altro è comunque una storia d'amore, Baba Cunha è una storia d'amore, però c'è di mezzo un bambino. Un bambino che chiede delle spiegazioni sulle sue origini. Nato da una relazione fra una ragazza, una giornalista italiana, e un ragazzo marocchino, e quindi comincia ad essere curioso di chi sia il suo padre biologico, naturale, quindi va in Marocco a conoscere le proprie origini, e tutta la storia è il tentativo degli adulti e anche di questo bambino di trovare un accordo tra due famiglie e due culture diverse. Quindi anche lì c'è, anche in Baba Cunha c'è del sentimento, anche se c'è il viaggio
Baba Cunha c'è più, diciamo, fa da filtro il viaggio come conoscenza e come pretesto forse anche per conoscere se stessi, i propri limiti, no? A volte uno va lontano a conoscere un'altra cultura, altre persone, fa sue delle cose, poi torna a casa e capisce che le cose belle ce le aveva lì a portata di mano, le soluzioni giuste. Quindi a volte uno ha bisogno di andare lontano per poi ritrovarsi bene a casa propria. Quindi forse il filo rosso è questo. Poi dimmi la tua versione. Eh beh sì, è questo il filo rosso che avevo notato, cioè come l'amore e la vacanza, il viaggio siano fusi insieme in queste due trame. Ora perché almeno a me chiaramente la Versilia non mi fa idea di vacanza in quanto è casa mia, però sotto gli occhi di molte persone la Versilia è vacanza, il Marocco è vacanza, c'è l'amore quando noi siamo in vacanza, siamo tutti più predisposti sicuramente a lasciarci dietro tutto lo stress lavorativo, lo stress dei pensieri, appunto perché è vacanza. Quindi forse siamo anche più ricettivi nei confronti di quelle sensazioni, di quelle vibrazioni che il sentimento porta, perché magari per 10 giorni non devi pensare al figlio che va a scuola o alla bolletta che ti arriva o a quello con l'altro. Quindi il viaggio, sentimento e anche tormento, perché comunque l'amore è una lotta, che sia corrisposto, che non sia corrisposto, che sia facile, che sia. Ma non solo poi l'amore, non solo l'amore fra due fidanzati, ma l'amore familiare, l'amore tra una madre e un figlio, un padre e un figlio, tra parenti, siamo fatti così, siamo animali sociali. Eh sì, in pratica l'amore in genere, il rapporto, la relazione è lotta, perché chiaramente la relazione chi cede, qualcuno avanza, poi c'è la detta. Quando non c'è questa mediazione c'è la rottura del sentimento, la rottura dell'amicizia, la rottura dell'amore e quant'altro. Io non so se c'è qualcuno che vuol fare domande a Luca su questo testo, se vi è venuta in mente qualche curiosità, perché sennò io proseguo ancora per qualche minuto Magari nel mezzo se ci fosse qualche domanda. sarebbe più che gradita. In genere si fanno alla fine, però va bene anche nel mezzo. Allora, va bene, io tanto vi leggo gli SMS, ok? Va bene. Perché questa cosa che a me mi affascina tantissimo in questa forma epistolare, trovare due SMS. Non mi scrivere, ti ho detto di non farlo, sono sul divano. Vediamoci come sempre al solito posto, alle 6, sarà l'ultima volta. Ecco, in tutta questa tensione qui è stato destinato e dedicato l'SMS, forse la chiave di volta del romanzo. Questa è una cosa che io molto, non ho mai visto libri che riportassero degli SMS, tra l'altro, a meno che non siano libri magari appunto per adolescenti o qualcosa. Questa è stata molto carina. All'interno di questo libro c'è appunto il viaggio, perché non è solo Pietrasanta oggetto del, diciamo, scenario di questa relazione epistolare amorosa, ma ci sono anche altri luoghi. Io volevo chiedere quali sono questi luoghi, perché io non li conosco di nome, non sono luoghi molto, no, non sono città molto note, e perché dalla Versilia ti sei spostato in questi altri luoghi. Qui devo dire delle cose della trama che però forse svelano troppo. Infatti io lancio l'amo e te devi stare a essere bravo a non svelare. Una città molto conosciuta c'è Firenze, Firenze si conosce. E poi c'è un piccolo paese dell'entroterra della Calabria, sull'Aspromonte, che si chiama Ortigia. E la nonna del protagonista, che è Fabrizio, è di Ortì. A Ortì, come sempre sono stato, ho passato una vacanza lì e l'ho tirato dentro il romanzo. A un certo punto Fabrizio va dalla nonna Ortì, non dico per quale motivo, e ritrova dei ricordi della sua infanzia,
nella sua stanza, in suo paese. C'è anche Gambari, che è un'altra zona molto bella della Calabria, e quindi ripercorre anche lì la sua infanzia e anche da lì scrive a Giovanna. È stato bravo, a non Mi svelare più di tanto. Io ci provo, la butto là, però sei dispiace. stato bravo. Anche troppo, comunque insomma, va bene, il mio compito non è quello di farti svelare la trama, da incuriosire loro. Prime presentazioni che io facevo, la gente veniva lì, mi faceva complimenti, mi diceva: ma hai detto troppo, hai raccontato tutto, non si racconta tutto alle presentazioni dei libri, se no svengo. Adesso sto attento. Bravo, bravo, perché poi è tutta esperienza che entra. Allora, in questo libro ci sono anche, ora andiamo verso anche un po' la chiusura di questa presentazione, se ci sono anche delle domande. C'è anzitutto un lungo periodo in cui ci sono lettere in una direzione solamente. Allora, non so se te l'hai notato, se tu, o te l'hai scritto di getto senza farti tante domande sul, cioè se si è scritto il tuo cuore o c'è stato un calcolo dietro, perché per esempio ho notato come come in un periodo abbastanza lungo, diciamo temporale, descritto qua, ci siano lettere solamente in una direzione, non ci sia mai risposta. E questo è bello, mi ha riportato anche un po', non so se qualcuno ha letto Grossman, Vorrei che fossi per me il coltello, è un libro di David Grossman, epistolare, monodirezionale, quindi c'è solamente, tranne all'ultimo, negli ultimi 10 o 20 pagine, ci sono le risposte tutte insieme. Però vi consiglio anche di leggere perché mi richiama anche un po', mi ha richiamato questo Grossman, questo, perché anche lì si parla di sentimenti, di monodirezionalità in alcuni casi e niente, quindi ci sono anche tanti colori. Per una persona che conosce il mare, qui vedeva l'azzurro del mare, vedeva il bianco del marmo, vedeva il verde di alcuni monili, che ora però non voglio svelare, che sono nel romanzo. E quindi secondo me è anche un libro colorato, è anche un romanzo colorato dove si può, attraverso anche appunto queste scene che sono molto evocative, vedere delle macchie di colore che io l'ho vista dall'acquerello, perché forse un po' pietra santa, città della cultura, dell'arte, un po' ti richiama l'acquerello e ti porta. Allora io non ho altre domande, io ho portato con me una poesia, però prima vorrei, se ci fosse qualche domanda al pubblico, che è il momento opportuno. Introspettivo solo nel rapporto fra le due persone. Cioè, mi sembra che lui abbia detto che poi c'entrano anche altre persone, ma non ho capito Sì, in che maniera. i loro amici all'inizio sono solo loro due, poi i loro amici, perché loro frequentando la zona, frequentando il mare, si conoscono dall'adolescenza, quindi andavano in vacanza insieme. E quando succedono delle cose, quando si rincorrono fra di loro, chiedono anche aiuto agli amici. Quindi seguiamo anche le battute di quella che può essere la cugina o la moglie dell'amico, eccetera. Quindi è un gruppo di persone che un po' si raffronta all'oggi e un po' racconta quello che avveniva ieri, quasi tutto, almeno una parte del romanzo, e sono tutti dei ricordi. È come se i protagonisti dicessero: guarda, che cosa abbiamo fatto, dove abbiamo sbagliato, e come succede spesso, qualcuno dice anche: come eravamo felici a 20 anni,
e non lo sapevamo. Abbiamo fatto i capricciosi e forse non ci siamo gustati appieno quelli che erano i momenti felici. E succede così a volte nella vita, no? Quando uno, soprattutto succede nella gioventù, ma non è detto, quando uno è felice lo dà per scontato e poi quando si perde, ma non solo la felicità.